Eccoci qua sulla zuppa di lunedì 26 giugno. Beh, finalmente sono arrivati i risultati delle elezioni amministrative che vi ricordo riguardano 30 milioni, 10 milioni di italiani, 9 milioni e 2, anche se hanno votato solo il 47-48%, meno di un italiano su due avente diritto ha votato, però sono dei risultati che, come spesso avviene nelle amministrative, che si dice sempre hanno un valore politico, basta leggere oggi i giornali che si capisce che hanno un super valore politico, anche le amministrative della Sgurgola marsicana o di Andrea alla fine hanno un valore politico, è inutile far finta che non lo abbiano. Secondo tema di giornata, a parte i risultati elettorali, è ovviamente quello riguardante le banche e poi c'è un tema diciamo da fogliettone su tutti quanti i giornali che è la lotta in Formula 1 tra due spintonatori, ma questo lo lascio forse a chi se ne intende più di me di auto e sport. E partiamo subito dalle elezioni. Beh, insomma, le elezioni hanno dato una prevalenza clamorosa rispetto alle attese al centrodestra. Facciamo i numeri semplici per non fare troppo casino, perché basta leggere tutti i giornali e la testa diventa piena di informazioni. In realtà il centrodestra aveva sette capoluoghi e oggi, da oggi ne governa 16, il che vuol dire che ha più che raddoppiato i capoluoghi in cui governa. Praticamente Lamplain in Lombardia, i giornali del nord fanno vedere come per esempio abbia vinto oltre che a Como, a Monza, soprattutto nella Stalingrado d'Italia, cioè a Sesto San Giovanni. Insomma, la forza del centrodestra nel Lombardia e non solo è enorme. Forse in questo caso che però ha un risultato significativo, come notano tutti quanti i giornali, tra questi 16 capoluoghi, e si chiama Genova, perché Genova dalla Costituzione in poi non era mai stata governata dal centrodestra, e quindi anche se alcuni giornali dicono dal 1992, beh, io non so esattamente come sia la questione, però nella città di Grillo, nella città dei sindacalisti Camalli, nella città degli operai, nella città in cui c'è un'immigrazione allucinante, la vittoria del centrodestra è rotonda ed è clamorosa ed è forse il dato più significativo. La sinistra, da parte sua, per fare una sintesi, ha vinto in sei capoluoghi, quindi 16 li ha presi il centrodestra, 6 li ha presi il centro-sinistra, e però ha perso 11 capoluoghi, ha perso praticamente mezzo bottino, più di mezzo bottino, quindi perdere 11 capoluoghi per il centro-sinistra è un dato fondamentale. Tra poco parleremo dell'astensionismo, vedo che molti commenti parlano di questo e ne parleremo con un articolo di Campi. Si può dire che il centrodestra ha vinto dove è andata unita, in maniera molto banale. Vi è un caso di specie che nessuno oggi mette in grande relazione, però basta vedere i numeri, mi sembra, ora lo dice Moira, per esempio, a Padova le divisioni del centrodestra, soprattutto di Forza Italia, hanno fatto sì che Bitonci perdesse, nonostante avesse avuto il 40% del primo turno, il 29% del suo avversario del primo turno, alla fine ha vinto il suo avversario di centrosinistra grazie alla geniale conduzione politica del centrodestra a Padova. E altrettanto si può dire per il centro-sinistra in tutte le altre regioni, e quindi io direi, e continuiamo con l'analisi che si prende dai giornali. Terzo elemento è invece il Movimento 5 Stelle, che vince soltanto a Carrara, che non è un capoluogo, perde ovunque, anche ad Asti, dove era andato, era l'unico capoluogo in cui era andato al ballottaggio, ma vince Pizzarotti, cioè un uomo creato dal Movimento 5 Stelle vince nonostante non sia più appoggiato dal 5 Stelle, insomma un dato fondamentale. Io farei un'analisi che non ho fatto perché non ho scritto oggi sul giornale, ma ve la consegno così in questa rassegna stampa di oggi, un po' diversa perché molto dedicata alle elezioni. Ha vinto il centrodestra per tre fattori esterni. Il primo, il salvataggio delle banche, tra cui tra poco ne parleremo, è stato spiegato male, è stato fatto male, nessuno ci ha detto perché prima abbiamo salvato le banche con Atlante grazie a 3 miliardi e mezzo e ora ne servono altri 17. Io sono convinto che le banche debbano essere salvate, ma il prezzo che stiamo pagando forse è un prezzo che non è stato spiegato e non è così buono. Secondo elemento di fattore esterno, lo ius soli, mentre la gente ha tutti altri problemi, le province e le città capoluogo sono invase, basti farci un giro per il porto di Genova, invase da immigrati, uomini forti,
di colore, alti e grossi, che stanno solo al telefono e si bevono la birra o la Coca-Cola, e uno dice: ma questo è il futuro dell'Italia? Cioè, voi quando fate le vostre analisi pensando che abbiamo un problema demografico, questo lo risolviamo con questi qua? Ecco, questo è un clima che ha certamente danneggiato il governo per questa minchiata dello ius soli. Terza ultima cosa, che è ius soli, immigrazione, terza ultima cosa, secondo me, e lo scrive bene Sallusti oggi sul giornale, anche la questione di Fazio, il signore che nel momento dell'austerity, della spending review, si becca 11 milioni di euro per 3 anni, per 4 anni in Rai, 2 milioni e 8 all'anno, in più i soldi della società, dopo aver piagnucolato che c'era l'occupazione politica, beh, insomma, questo forse non ha dato una mano al governo, che viene identificato come PD, Renzi, Gentiloni, si mette insieme tutto quanto. Poi ci sono dei fattori interni, e cioè quelli che vi ho detto prima: vince chi è unito. E beh, insomma, Padova ne è la dimostrazione, da laboratorio. Quando il centrodestra è diviso come a Padova, perde. Diviso nei fatti, nella società, non solo nelle sigle. Non basta appoggiare Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia un candidato, ci deve essere la società che lo appoggia. Quando a Padova abbiamo dei consiglieri ex Forza Italia che vanno con la sinistra, uno si chiede. Terzo elemento, ci sono i fattori locali, cioè se una città è gestita di merda dal precedente sindaco, destra o sinistra che sia, non lo si vota. Oppure se si candida un perfetto cretino, che così viene ritenuto dagli elettori, non lo si vota. Questi tre fattori secondo me sono fondamentali, non molto messi in relazione oggi dai giornali. Ci sono però delle dichiarazioni. Beh, Berlusconi ha detto: sono tornato, e si vede, beh, che Berlusconi sia tornato è fuori di dubbio. Che il suo effetto sia quello che abbia fatto vincere i ballottaggi, ho qualche dubbio. Ci può anche essere un effetto Berlusconi, ma direi che la cosa è un po' più complessa, anche se capisco perfettamente perché il presidente di Forza Italia, che sembra essere stato ucciso 100 volte dalla sinistra, oggi dimostri più che mai che non è ucciso per niente ed è fortissimo. Renzi dice: le politiche sono un'altra cosa. Anche su questo non è che sono così d'accordo. Le politiche saranno certamente un'altra cosa, ma qui conviene guardare volta per volta. Il referendum è un'altra cosa, le amministrative è un'altra cosa, fino a che ci spiegherà che le europee sono un'altra cosa quando perderà le politiche. Insomma, facciamo un passo alla volta. Folli oggi su Repubblica dice: questo è contro le mie presunzioni di poche settimane fa, ma forse è avvenuto esattamente come dice Folli, che il voto del Movimento 5 Stelle, o meglio di protesta, non è andato alla sinistra, ma è andato al centrodestra. Io direi che deve essere andato a quella parte del centrodestra, come la Lega, che più è simile alle proposte del Movimento 5 Stelle, penso a soldi per le banche, immigrazione e compagnia cantante. Quindi la componente leghista nella vittoria del centrodestra, questa volta è inutile girarci intorno, deve essere molto ma molto forte. Infine, e qui arriviamo all'astensione. E c'ha ragione qualcuno che dice che il primo partito è l'astensione, perché obiettivamente il 53% degli italiani non è andato a votare. Ci sono due elementi sulle quali vi vorrei far ragionare. E Campi ce ne dà una mano su questo, sul Messaggero. Il primo elemento è semplice: l'astensione nel secondo turno di ballottaggio è un elemento che non dovete non considerare, cioè è un elemento che è genetico, congenito al sistema elettorale a doppio turno. Ma poi c'è un altro elemento: abbiamo fatto due palle così, dicendo che Macron era la soluzione della Europa. Macron è stato votato da un francese su 5, ha preso il 23%, poi è andato al ballottaggio in cui c'è stata una ridicola affluenza anche al ballottaggio, cioè è diventato presidente della Repubblica Francese, di uno dei paesi più importanti del mondo, dotato dell'atomica, che ci fa fare discorsi su discorsi, uno che ha preso il 23% al primo turno, molto meno di quanto hanno preso i singoli sindaci di Forza Italia o della Lega, che sono stati eletti ora col secondo turno, ma che nel primo turno hanno preso 30-40%. Di che stiamo parlando? Non è che possiamo sempre pensare che l'astensione sia il primo partito. Lo è nei numeri, ma sono ben contento che alcuni non vadano a votare. Mettiamola così, visto che io posso parlare fuori dai denti. Fuori dai denti dico anche che il Movimento 5 Stelle, che io nel primo turno ho detto non aver perso in questa maniera incredibile, perché le singole liste hanno certamente dato un contributo, anche se con questo sistema elettorale non è sufficiente all'affermazione del simbolo, beh, vi dico che l'idea di Genova veramente mi ha impressionato. Una Genova da cui è partito il Movimento 5 Stelle, la città di Grillo, la città in cui lui ha fatto tanti di quei casini, che è andata al centrodestra grazie alla incapacità di governo della politica, sia del centrosinistra sia del Movimento 5 Stelle, mi fa pensare che veramente se il centrodestra fosse un po' più unito, meno litigioso, meno padovano, beh, insomma, potrebbe veramente riuscire a dire a qualcosa alle prossime elezioni. Ultimo tema di giornata, abbiamo poco tempo, riguardano le banche, e il titolo lo dà
un po' Messina, un po' che sarebbe il capo, il grande capo di Banca Intesa, un po' Padoan, beh, il capo di Banca Intesa che prende due banche per un euro dice in sicurezza 50 miliardi. Ha le sue ragioni, ha giocato una partita che sembra che gli sia andata bene, non sparate su Messina come è semplice fare dicendo che Messina si è portato via una banca a un euro, i rischi che lui corre dell'affidabilità della politica nel garantire quello che lui ha chiesto per poter salvare queste due banche ci sono e quindi io se fossi un amministratore di una banca come Intesa che si è messo in questo casino io ci penserei due volte. Ma è anche un po' ridicolo dire che di aver messo in sicurezza, lui si farà i suoi affari che probabilmente coincidono in questo caso sul fatto che non falliscono queste banche, il che vuol dire che i correntisti di queste banche che hanno 25 miliardi di euro in depositi, una parte di quei 25 miliardi di euro in depositi verrebbero tolti. Qua qualcuno dice che Brunetta ha dato una mano a perdere Lecce. Ecco, l'altra questione, non ne ho parlato del centrodestra, che se cambiasse un po' di classe dirigente non farebbe un netto di danno, perché vedere certi smatafioni centenari, ma comunque con una logica centenaria nel centrodestra fa sì che ci si allontani da essa. Padoan, ritornando alle banche, dice un'altra cosa, non impatta sul deficit, primi 5 miliardi, fino a garanzie fino a 17, dice che non impatta sul deficit il salvataggio di queste banche venete e degli aiuti dati a Intesa per farlo. Beh, allora uno si chiede se non impatta sul deficit, se è una cosa così strana, perché non allarghiamo un po' questo sistema di garanzie e di non impatti sul deficit, che ne so, alle imprese che soffrono, alle aziende che vogliono aiuti per la ricerca, che vogliono. Insomma, mi sembra un po' strano che questa specie di impatto sul deficit, come dicono i tecnici, è così malleabili e quando si danno aiuti alle grandi imprese non impattano mai sul deficit, mentre quando si danno aiuti o riduzioni fiscali alle piccole impattano sempre sul deficit. Vabbè, l'ultima questione è una questione di lana caprina, però oggi mi ha colpito sul Sole del lunedì, sul Sole del lunedì, questo è l'informazione in Italia, Sole che peraltro aveva criticato i cosiddetti numeri della spending review di Gutkel, ve lo ricorderete, ne avevamo parlato noi, avevamo detto che Gutkel aveva fatto una specie di rassegna stampa dicendo, grandissima conferenza stampa, che grazie a lui erano diminuiti di 30 miliardi la spesa pubblica, i tagli della spesa pubblica, la spending review, tutte balle, come lo stesso Sole aveva notato, mi sembra, con Orioli. Oggi, in prima pagina, sul Sole del lunedì, risultati scritti nero su bianco, e valgono 30 miliardi i tagli fatti con la spending review in Italia. Risultati scritti nero su bianco, ma il suo stesso giornale, che peraltro Chiara Bussi cita, cioè quello del 21 giugno, aveva fatto capire a tutti che quei risultati scritti nero su bianco non valevano 30 miliardi, ma molto di meno. Oggi invece è passata l'idea che Gutkel abbia fatto tagli per 30 miliardi. Complimenti all'informazione e alla capacità che ha di alimentare le fake news. Allora, ma dico, il Movimento ha vinto 8 ballottaggi su 10, ha vinto il primo turno in alcuni comuni. Mano Vallicelli dice che il Movimento ha vinto. Adesso io non so quale Movimento intenda, se il PD o 5 Stelle o chi altro, però insomma. Direi che indipendentemente da quello che dite voi ragazzi, qua la cosa è inevitabile. Quando vedi che Genova, La Spezia, Monza, Como, tutta la Lombardia, Sesto San Giovanni, e poi scendiamo giù nel Lazio, beh, insomma, ha vinto ovunque centrodestra. Vi do un saluto e vi do appuntamento a domani, sempre con la zuppa di porro. Ciao!